saluto da Roberto Scarpini, siete collegati con lo stadio Giuseppe Meazza per la 21esima finale di Supercoppa Nazionale. Inizia il match, dovrà puntare nello spazio, cerca e trova la profondità per Ibra, va dentro, attenzione, entra in area in mezzo a due, numero, Ibra, numero, tiro, fuori! Che cosa ha fatto? Mamma mia, il numero di Ibra! Questo è il minuto della prima occasione da gol. Guardiamolo ancora in mezzo a tre, dribbling, e poi la palla sfiora il palo a portiere battuto, ma clamorosa occasione da gol. Guardate come fa un dribbling con il colpo di tacco e poi cerca l'angolino. Rise e Juan possono solo guardare. Ibra può riscattare l'azione di rimessa con Montari che apre sulla destra di gamba rapida. Arriva Luis Figo, c'è Massini solo, non lo vede, ancora Luis, può andare a piazzarla, Massini solo, il colpo di testa, Ibra in corner. Massini subito verticalizza per Ibrahimovic, uno contro uno contro Juan, va ad aiutarlo Luis Figo, attenzione, la palla gli si ferma lì. Prato nuovo ma sabbioso, palla buona per Figo, può andare al cross, finta, le manda vuoto due, palla dentro per Ibra, il suo tiro, ancora occasione da gol per i ragazzi. Maicon è chiuso, lo vanno a chiudere in due, mette bene in movimento Figo, palla lunga, attenzione, Juan lo va a chiudere, il cross centro area, Mexes anticipa, recupera Montari, siamo al limite, Mancini si fa vedere, scambia con Ibra, numero, Ibra, palla dentro, Maicon vede la porta e tiro, traversa, Montari, a gol, 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 Inter in vantaggio, al minuto 17, su lei, Montari, grandissima azione dell'Inter che ha messo nell'angolo, ha messo dentro l'area la Roma con un'azione bellissima. La palla, riguardiamola, Ibra, il numero, appoggia lateralmente Maicon, il suo tiro è violento, la deviazione di Massini, traversa, arriva Montari, è il gol del 1-0, Inter, festa grande sugli spalti, festa grande sugli spalti, grandissimo gol, Inter già in vantaggio dopo 17 minuti. Colosso punta Aquilani, uno contro uno, vanno a chiuderlo in tre, guadagna il fondo, parte la traiettoria, calibrata, e colpo di testa di Figo, la palla va fuori, parte la rincorsa di lui Figo, palla dentro, colpo di testa di Maicon, alto, palla fuori, il capitano carica il destro, cross, Montari, Cassetti in corner, Mancini la recupera, si va in contropiede veloce, Ibra, attenzione, Figo e Mancini, 3 contro 2, carica il destro, il sinistro, peccato, a Ibra, buono il numero, attenzione che cerca di andarsi in azione personale, salta prima un uomo, poi secondo, arriva Pizzarro, palla per il capitano, carica il destro, il suo tiro, la parata in due tempi di Doni, vai capitano, palla fuori De Rossi, carica il destro dalla distanza, e gol della Roma. È un gran destro di De Rossi, trova il pareggio al minuto 14 la Roma con il primo tiro in porta. Roma che non ha fatto nulla fino a questo momento, ma adesso ha accelerato e inizia a scaldarsi intanto Mario Balotelli. Peccato, 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 rivediamo il bel gol, il colpo di esterno destro forte all'incrocio. Niente da fare per Julio Cesar, palla al limite, Montari, attenzione. Vediamo, Montari cerca di trovare il varco, il suo sinistro e la palla è alta. Parte la traiettoria, secondo palo, ma c'è lui, c'è la chiappa sogni, calma ragazzi. Attenzione Mario, 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 a gol, 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 a gol. Balotelli, entra e segna Balotelli, 2-1, 2-1, Super Mario. Super Mario ha fatto un grandissimo gol, 37esimo minuto, il rilancio, guardate, il pallone spizzato da Mexes, sbuca Balotelli, che grande gol, bravo Mario, che grande gol, qui non c'è schema, rilancio lungo, lui che sbuca a taglio dietro sorprendendo tutti e con un colpo al Kashmir supera il portiere della Roma, Inter 2 Roma 1, forza ragazzi. Parte la traiettoria di Pizzarro, palla dentro, colpo di testa, gol della Roma. Incredibile gol della Roma. Lo segna Vucinic, 2-2. Vediamo, vediamo, vediamo. Rivediamolo intanto
sapete che forse è rimbalzata addosso addirittura a un giocatore, guardate, forse è un rimpallo addosso a un giocatore nostro. Palla lunga per Ibra, numero Ibra, ah, incespica, peccato, recupera Maxwell, ancora Mario, ancora contro Mexes, lo manda a vuoto, contro cross ancora De Rossi, va a vuoto, attenzione Jimenez, palla fuori, Deki, Pizarro rimpalla, poi Totti che recupera, il capitano che gli porta via la sfera e la rimessa per noi con Stankovic che ha crampi dentro l'area di rigore, calcio di punizione per noi, forza ragazzi, andiamo, parte Mario, traiettoria che quasi va dentro e c'è la grande parata di Doni, palla per Totti, attenzione il movimento di Giulio Battista, palla dentro Rivas, ferma l'arbitro, punizione per noi, brava Rivas, è pronto Mario a battere, attenzione, prende la rincorsa, forza ragazzi, parte Mario, il suo tiro, la grande parata di Doni, di palla centralmente giocata a Muntari, attenzione che lo attaccano da dietro, lo buttano giù, l'abito dal calcio di punizione, con Mario pronto a battere, cerca di capire se battere così, parte il tiro e questa volta è una parata facile per Doni. Okaka con un colpo di tacco cerca di far proseguire la palla per il compagno Montblanc, è il momento Montblanc, Muntari, palla per Ibra, uno contro uno con Maxès, cerca di entrare in area Ibra, attenzione, chiuso dal francese e allora deve aspettare l'arrivo dei rinforzi, tenta il numero sullo stretto, attenzione Ibra, c'è Balotelli che reclama il pallone, Mario carica il destro, il tiro, ancora Doni, ancora una grande parata, parte la traiettoria, Vucinic, palla dentro, il suo tiro murato dal corpo di Maxwell, calci di rigore, è pronto Vucinic contro Giulio Cesar, parte il tiro, gol, l'applauso del pubblico per Zlatan che va sul dischetto per battere il primo dei calci di rigore dell'Inter, la Roma ha già trasformato il suo primo tiro, ripresa da dietro, dall'alto, parte il tiro, gol, parte Giulio Battista, parte la sua traiettoria, il tiro e quasi ci arriva Giulio, peccato, gol, 4-3 per la Roma, parte Balotelli, il tiro, spiazza Doni, il gol del 4 pari, Cassetti contro Giulio Cesar, forza Giulio, c'è la rincorsa lunga, parte Cassetti, tiro e gol, è pronto Deki contro Doni, attenzione, parte Deki, il suo tiro, traversa, non entra, traversa piena e poi palla fuori, De Rossi contro Giulio Cesar, parte De Rossi, il tiro, gol, è pronta la rincorsa di Maxwell contro Doni, parte la traiettoria, il tiro, gol, 6-5 nell'Inter per ora, l'errore di Deki Stankovic, hanno segnato Ibra, Balotelli e Maxwell, parte Totti, attenzione, Totti contro Giulio Cesar, il tiro, traversa, parte la rincorsa di Cambiasso, tiro, lo mette seduto, Pizarro prende rincorsa lunga, anche laterale, come se volesse calciare sul palo alla destra, parte il tiro, gol di Pizarro, parte Jimenez, il tiro, gol, 7 pari, Juan contro Giulio Cesar, la rincorsa del centrale giallorosso, parte Juan, tiro, parato, la grande parata della Chiappo Sogni, si rimane 7 pari e a questo punto è nel destro di Zanetti l'occasione per alzare il trofeo, capitano vattela a prendere quella coppa, parte Zanetti, il suo tiro, è gol, l'Inter vince la Supercoppa, il gol di Zanetti è il gol dell'8-7 finale, l'Inter vince la Supercoppa con il gol del capitano.